a questo punto sicuramente molti di voi, la maggior parte di voi, si chiederanno che cosa stiamo facendo. Assolutamente nulla di particolare ed assolutamente non ci stiamo proprio inventando nulla. Stiamo pasturando, però stiamo utilizzando la pastura, una pastura sapida, una pastura appositamente realizzata per attrarre i pesci che vogliamo noi catturare, quindi realizzata per grufolatori e perché no, anche per qualche predatore. L'unico modo che abbiamo per portare la nostra pastura, il nostro sparinato a distanze prossime ai 100 metri e anche oltre, beh, lo possiamo fare esclusivamente con un attrezzo particolarissimo preso in prestito ai nostri amici carpisti, lo SPOMB. Questo missile, così lo potremmo definire, estremamente semplice, realizzato in plastica, ci consente che cosa? Ci consente, tramite la sua grande aerodinamicità, di raggiungere distanze importanti e all'impatto in acqua di scaricare la nostra palla sapida. E ora non resta altro che aspettare che la pastura stessa faccia il proprio effetto. Vediamo quello che succede. È arrivato un pesce, una mangiata incalata. Conosciamo la spiaggia, conosciamo lo spot e sappiamo quali sono i pesci che lo frequentano. Il pesce si tiene laterale sul canalone, penso di non avere dubbi, sicuramente è un'orata. Eccola qua. Una classica oratella di primavera. Questa è la taglia media, pesci intorno ai 300, ai 400 grammi, comunque assolutamente divertenti. Il pesce ha mangiato in punta di labbra. Lo slamiamo. E lo rilasciamo. Ecco qua ragazzi, le orate, come evidente col tramonto, sono entrate finalmente in patto. Non sono pesci grandi, pesci sui 400 grammi, però cercavamo proprio queste, le prime orate di branco primaverile. Sì.
una volta la spiaggia della Giannella si è rivelata uno spot giusto, sicuramente lo spot giusto in questo particolare periodo dell'anno. La primavera, come ho avuto modo di dire, rappresenta un momento importante, il primo momento, un momento in cui i pesci, soprattutto le orate, si staccano dai grandi banchi rocciosi e si portano in pascolo verso le sponde, verso gli arenili sabbiosi. Abbiamo scelto la Giannella, volutamente, lo sapevamo, credevamo in questo spot. E così è stato, con il salire della marea sono arrivati anche i pesci. Bene, questa volta abbiamo voluto provare qualcosa di nuovo, qualcosa che a nostro avviso vale la pena di provare e sicuramente vale la pena di testare anche per voi. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente, utilizzando uno spong, un attrezzo, come già detto, preso in prestito ai nostri amici carpisti, ebbene abbiamo impastato una buona pastura e l'abbiamo lanciata a 80-90 metri, proprio nell'area dove noi abbiamo voluto pescare. Beh, questo sicuramente non ha fatto miracoli, ma ha contribuito a realizzare un ottimo carniere.